Oh, dunque, in questi giorni ci stanno dicendo che i vaccini stanno contribuendo alla diminuzione del numero dei casi, dei ricoveri, delle terapie intensive e quant'altro. Andiamo a vedere se è vero. Intanto ricordiamo che mentre registriamo siamo arrivati quasi a 12 milioni di vaccinazioni doppia dose, quindi siamo intorno al 20% in Italia e ci sono altri più o meno 10 milioni prima dose, quindi dovremmo essere teoricamente in proiezione intorno ai 22. Ricordo che il 20% più o meno è in linea con quello che accade in Europa, infatti qui vediamo il tracker del Centro per il Controllo delle Malattie Europeo che ci dice che siamo intorno al 19,9. Perfettamente in linea. Cosa vi faccio vedere? Allora, ho preparato alcune infografiche, sono delle GIF animate dove vedremo molto velocemente, rapidamente, alcuni dati prese dal sito del Sole 24 Ore, l'elaborazione, poi dal sito del governo Data Covid. Poi sotto metto tutti i link, ricapitolo anche un po' di numeri che comunque vi farò vedere. Partiamo con la media, pardon, il tasso di positività. Per quale motivo faccio vedere prima questo? E non i numeri assoluti, semplice perché voglio fare un parallelo tra il mese di maggio del 2020 e quello del 2021. Marzo-aprile li lasciamo perdere perché l'anno scorso c'è stata la baraonda, tra l'altro dobbiamo ancora capire cosa sia accaduto veramente, ma questa è un'altra storia, e quindi non sono paragonabili a quelli di quest'anno, mentre invece maggio è, diciamo, il mese di assestamento, quello poi dove calano decisamente i numeri, e quindi voglio farvi vedere se effettivamente, come ci raccontano alcuni professoroni, sono stati i vaccini a far migliorare i numeri oppure no. Partiamo quindi con il tasso di positività che dicevo, non nei numeri assoluti, ovviamente perché c'erano molti più test, ci sono molti più test oggi rispetto al maggio del 2020, e però invece il tasso di positività è interessante da vedere, perché ci dà delle indicazioni, poi vedremo il numero dei morti, anche quello è interessante, sono dati anche leggermente contrastanti, ma alla fine più o meno in linea. Quindi partiamo prima di tutto con il maggio 2020. E qui vedete che andiamo velocemente in progressione dal primo di maggio fino al 31. Il numerino in nero è il tasso di positività giornaliero. In rosso violetto ci sono i casi, in grigio invece i test effettuati. Si può vedere che il tasso è decisamente basso, però negli ultimi giorni addirittura spesso e volentieri sotto l'1%. Andiamo a vedere invece il maggio 2021, decisamente più alto. Lo vediamo. Sempre, quasi sempre sopra il 3%, poi scende, ma sempre sopra il 2%, e poi dopo si abbassa ulteriormente, ma non va mai sotto l'1%. Questo per quanto riguarda il tasso di positività maggio 2021. Poi vedremo un riassunto conclusivo di tutti i numeri. Adesso andiamo a vedere i morti. Questo è il numero giornaliero in piccolino, complessivo in grande, maggio 2020. Vediamo fino al 30 e poi dopo andiamo a vedere il 2021. Ci siamo quasi. Eccoci qua. Questo invece è il 2021. Sempre il mese di maggio, facciamo scorrere anche qui, 2021,
quanto riguarda i morti, lo vedremo poi, c'è una leggera differenza. Io vi do tutti i numeri, poi ci ragionate sopra, ovviamente qualcosina la dico anch'io. Perché, come è noto, ci stanno martellando, no? Con la questione del prodigioso vaccino. Allora, passiamo ai numeri. Vediamo insieme. Ho messo in fila, allora, in alto a sinistra il tasso di positivi medio, quindi nei 31 giorni di maggio 2020, 1,49%. 2021 2,62%, quindi da questo dato evinciamo che c'è stato un numero di positivi nettamente superiore al di là di quanti test siano stati fatti prima e dopo. I morti li vediamo 5.444 nel 2020, 5.321 nel 2021, quindi 127 in meno. Questo sembrerebbe essere un dato positivo per i sostenitori della vaccinazione. Poi andiamo a vedere i ricoveri in basso a sinistra. Ho preso il dato del 30 aprile e quello del 31 maggio per verificare quella che era poi la differenza ad inizio e fine mese. 18.149 30 aprile 2020, mentre 31 maggio 2020 6.387. Quanto riguarda il 2021, invece il 30 aprile erano 18.381, quindi 132 in più rispetto all'anno scorso, e siamo arrivati a 6.482 il 31 maggio, ovvero 95 in più. Per quanto riguarda le terapie intensive, il dato è ancora più chiaro e netto: 30 aprile 2020 1.694, 31 maggio 2020 435. Quindi avevamo 435 persone in terapia intensiva. 30 aprile 2021 2.522, 828 in più. 31 maggio 2021, ovvero mentre io vi sto parlando, 1.033, 598 in più. Ora, i ragionamenti li potete fare, questi sono i numeri. Come ho detto prima, sotto vi metto tutti i link. I dati sono quelli ufficiali. Io, leggendo questi numeri, posso affermare senza tema di smentita che i vaccini c'entrano una cippa di nulla. Poi, fate voi.